Ragazzi, sono ad Abu Dhabi e oggi entro nei paddock di Formula 1. Vabbè, addirittura l'hotel dove mi hanno detto di farmi trovare è tutto acchittato da Formula 1 con sponsor, marchi di squadre. Mi sento un po' in soggezione. Questi sono i biglietti. Molto figa la confezione. Wow. Giusto per iniziare la giornata, foto e firma con Dani e Ricciardo. E avete capito bene? Non ci credo neanche io. Questo fine settimana sono ospite nel paddock McLaren tramite OKX, sponsor della squadra, per un'esperienza VIP. E li ringrazio infinitamente. Al di là del costo dei biglietti, sono andato a vedere dopo, partono dai $4,500. Questa esperienza, non me l'aspettavo, è stata magnifica ed ora vedrete. Comunque, per chi non conoscesse OKX, loro sono uno dei più grandi exchange nel mondo cripto. E proprio in questo momento stanno facendo una super promozione che vi permette di avere un bonus fino a $10,000. Una volta che vi sarete iscritti avrete depositato $50. Io qui sotto in descrizione vi lascio il link per partecipare a questa promozione folle. Voi approfittatene finché potete, perché promozioni così non ce ne sono tutti i giorni. Poi se vi interessa il loro servizio ditemelo nei commenti e ci facciamo un video approfondito. Che figata, tutto è tenuto perfettamente. Dopo essere entrati nel circuito e aver fatto un piccolo giro, e tutto allestito a festa quasi come fosse una fiera, siamo andati direttamente nel club privé di McLaren, che è esattamente sopra i paddock. So there are teams. Okay. We're lined up how well they done last year. Here we have Aston Martin, and then it goes all the way up to Mercedes. All the engineers are in there too. Okay. So the engineers will have their briefings. And then here is your beloved Ferrari. Yeah. So now we are going to go to the McLaren Hospitality Suite, where we will spend our day. We can have food, drink. We can also go out onto the balcony and watch the cars. Enjoy. Entrati nel club privé McLaren, mi hanno subito fatto registrare per avere il loro merchandise, dicendomi di non esitare per qualsiasi richiesta. E non vi descrivo la zona, guardate con i vostri occhi. Oggi penso che andrò a casa con una valanga. Una valanga di cose McLaren. E in questo momento sta partendo la Formula 4. Formula 4, chissà domani con la Formula 1. Davanti a me ho la pista, qua sto per mangiare che peggio uno stellato. Bellissimo. After Drive to Survive there has been such an influx. It's so good for the sport because there's so many people that are coming to races now. For example, you won't see an empty seat in the grandstand this weekend because there are so many people here this weekend. But it's also so good for the teams because it means a lot more people would like to sponsor the teams, and it means your favorite team can have sponsors and they can put money in for like guest programs to make the car go faster. It's such a good thing for the sport because Drive to Survive has interested so many people, and it's not just for men anymore, it's for women as well. Mentre aspettavamo alle qualifiche abbiamo assistito a diverse interviste, partendo da quella di Dani e Ricciardo, che fa troppo ridere. How are you? How's it going? Splendid. Splendid. Good stuff. How's everyone? Yeah. How's the car? How are you feeling about the weekend? Our points on the cards, do you think? So let's do that stuff first. Good. Good? Yes. No one cares. Dopodiché paddock walk, veramente figo assistere da vicino al lavoro di meccanici ed ingegneri. E sorpresa, ti va di fare due parole con Lando Norris? Why should I watch F1? Oh, that is a question. Because of me, that's the answer. Apart from it, that's the answer. Because it's extremely exciting. You can support many different drivers, many different teams. Yeah. But you shouldn't just watch Formula One. You should come to a Formula One race. Yeah. Like that's, you. Actually, it's the first time for me. First time? Yeah. You come to a good one. It's just a bit huge. Warm. Yeah. But it's nice. Thank you. Per curiosità ho chiesto se potevo fare una passeggiata nella zona piloti e team, sembra un villaggio turistico, e poi ho avuto anche la fortuna di parlare con un ingegnere che mi ha spiegato e fatto fare un giro del paddock. Purtroppo non ho potuto filmare nulla per privacy e lui mi ha fatto toccare ed alzare il telaio di una macchina. È impressionante quanto sia leggero, oltre al fatto che abbia al suo interno centinaia di sensori che inviano dati ogni istante. Ed oltre agli ingegneri in loco durante il Gran Premio, ogni scuderia ha un team di persone in sede che durante ogni Gran Premio revisionano ed analizzano tutti quei dati in tempo reale per riuscire ad avere delle informazioni pratiche durante la corsa. Mi ha fatto vedere la stanza da dove comunicano, è follia. Ora c'è il terzo turno di pratiche e poi fanno le qualifiche. Tutti qui parlano benissimo di questa manifestazione, mi stanno facendo innamorare anche a me. Mi hanno detto ordina quello che vuoi, quante volte vuoi. Io in queste occasioni purtroppo non riesco a controllarmi, infatti ho fatto danni. Sentite il casino, stanno facendo la Formula 2. Divento drogato di questo sport. Un sacco di cose, un sacco di campioni. Ho provato il simulatore per la prima volta. Esperienza bellissima. Oh, non so, senza parole. Tutti applaudono perché è l'ultima settimana di Sebastian.
Adesso vediamo chi fa il miglior tempo. Finito, questi sono gli eliminati. Grandissimo Vettel che si è salvato all'ultimo. Per lui è l'ultimo gran premio, quindi dai. Vettel ce l'ha fatta e questi sono gli eliminati. Purtroppo Alonso non ce l'ha fatta, ma ce l'ha fatta sia Ricciardo che Norris. Sto mangiando come un animale, ragazzi. Se mi offrono mangio, non riesco a dire no. Terzo round di qualifica, vediamo chi prende il primo posto. Inizia così. L'uomo che domani inizierà dalla prima posizione. E ora inizia feste, cose ovunque. Mentre stai uscendo ti dicono che puoi fare un'altra paddock walk. Che fai? Te ne privi? E fortunatamente l'ho fatta. Questa volta ho delle riprese delle macchine da molto più vicino. Mamma, che figata, che figata. Domani la gara sarà esplosiva. Cioè, se oggi era così, domani si esplode. Biglietto di oggi. Oggi è il grande giorno, si va al Gran Premio. E anche oggi esperienza VIP paddock. Figata. Altro cappello. Oh, wow. Il casco in miniatura. Fatto da Dio, con tutti i dettagli. Non ho fatto tempo a sedermi e guardare il menu che mi stanno già portando tipo troppe cose. Regali, mojito. La Formula 1 inizia tra 3 ore e nel frattempo vado a mangiare, che si mangia da Dio. Qui tra l'altro devo ancora fare colazione perché stanotte ho dormito tipo 12 ore per recuperare il jet lag, dato che arrivo dalla Siberia. Quanto mangerò anche oggi, devo fare una dieta di un mese poi. Antipasto, honey soy roasted baby carrots. Per iniziare stiamo salutari. Più che altro perché poi c'è il buffet con troppa roba. Oggi ho preso solo carne perché questa è spaziale. L'ho mangiata ieri e continuavo ad andare dal tipo che oggi mi ha salutato tipo 20.000 volte. L'ho tirata giù con la forchetta, è tenerissima. Continuo a mangiare. Perché non provare anche l'altro antipasto? Ho già fatto 2 pit lane walk yesterday, perché non farne una anche oggi dato che ce n'è l'opportunità? E tra l'altro siamo a 1 ora e mezza dall'inizio del Gran Premio, quindi tutti gli ingegneri saranno lì presi a sistemare le macchine. E eccoci di nuovo nei box. È sempre molto figo passare a fianco a macchine, ingegneri, piloti. Non pensavo fosse un'esperienza così figa, ve lo giuro. Il box più popolato è quello di Aston Martin, perché questa è l'ultima corsa di Vettel. Roba da matti. Appena chiesto la mano davanti al box McLaren. Pazzo. Esperienza di uno che cammina per i box. È pieno zeppo perché c'è tutta la troupe di Sky. E ora si esce perché tra un'ora inizia il Gran Premio. Sono carichissimo, non vedo l'ora di vederli schierati e ready to go. Sono tutti fuori, stanno schierando le macchine. Bello che tutti abbiano stretto la mano a Vettel. Adesso si parte. Partiti per il giro di formazione, mentre intanto qui sotto gli ingegneri corrono verso i box. Intanto qui dentro ci sono schermi ovunque con dati, informazioni e qualsiasi cosa. Il commento è altissimo. E nel frattempo mangiare qualcosina. Leclerc secondo e taglie, adesso tutti corrono sotto la premiazione. No.
Nonostante il podio, voglio chiudere con questa immagine, perché a me, che sì, seguo la Formula 1, ma non sono mai stato il più grande appassionato. Ecco, questo momento mi ha dato i brividi. Tutti in quel momento, piloti, ingegneri e fans, applaudivano all'unisono un'unica persona, come praticamente una grande famiglia. È stato un momento veramente emozionante, bello, che sicuramente mi ricorderò e mi farà seguire questo sport ancora da più vicino. Perciò ringrazio McLaren e OKX per avermi regalato questa esperienza. Vi ricordo del bonus in descrizione se voleste andare ad approfondire OKX. E che dire, iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace se il video vi è piaciuto e noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao a tutti ragazzi, veramente figa la Formula 1.